Bentornati amici di Obiettivo News, siamo di nuovo qua nei nostri studi per parlare delle due, delle quattro ruote. In questo caso parliamo di una disciplina di cui non abbiamo ancora parlato. Sto parlando di quad. Siamo qua in compagnia del campione del mondo 2019, Christian Versace, benvenuto. E Buongiorno a tutti. il suo papà, Loris, benvenuto Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori di Obiettivo News. Tu sei giovanissimo perché hai 18 anni, poi 19, giusto? Sì. E nonostante la giovane età sei già campione del mondo. Come è nata la tua passione? Se vuoi raccontarci cosa hai fatto, ovviamente stavi partito da piccolissimo ad arrivare fino ad oggi. Sì, mi sono avvicinato al mondo dei motori quando avevo 4 anni, quando mio zio mi regalò un mini cross, il Grizzly 10, con il quale ho iniziato a girottare così, senza un particolare impegno. Mio padre voleva inserirmi nel mondo della motocross, perché comunque rispetto al mondo del quad è un mondo dove c'è più gente, sia come piloti sia come pubblico, un mondo più grande. Però io vedevo comunque che mio padre in quel periodo vinceva, perché anche lui correva col quad e andava molto forte, quindi mi sono appassionato anch'io al mondo del quad. Ho insistito finché non mi ha comprato un Ion 125 e da lì, quando avevo 6 anni, ho iniziato a fare le prime gare nel campionato MotoAsi. La mia formazione comunque è avvenuta principalmente nel campionato MotoAsi, nel quale ho corso fino al 2020. Sono passato poi successivamente sempre nel campionato MotoAsi, sempre quando correvo il campionato MotoAsi, al 250 Raptor Yamaha, e poi al Suzuki 4 e mezzo, fino a quindi a scontrarmi con i piloti più grandi. Nel 2019 si sono allargati gli orizzonti, perché ho partecipato al mondiale, appunto, il Pont de Vaux, nella categoria Kids. La categoria Kids è la categoria Under 16. E sono riuscito a ottenere quest'ottimo risultato, classificandomi tra i primi. È stata un'ottima esperienza, ma è anche stato l'inizio della mia avventura all'estero. Perché dopo la vittoria del campionato del mondo hai continuato a correre in Francia. Dopo la vittoria del 2019 ho partecipato per fare esperienza nel 2020 al Touquet, una gara su sabbia che si svolge al nord della Normandia, nell'oceano, sulla spiaggia dell'oceano. È stata un'esperienza molto bella, c'è un rettilineo di 9 km, quindi una pista sicuramente molto veloce, ma anche molto tecnica, perché la sabbia, come si sa, si buca molto. In più è una gara di durata, dura 2 ore e mezza. E nonostante fosse la prima volta, sono riuscito a classificarmi intorno al 130° su 600 piloti. Infatti è una gara dove partecipano molti piloti, e questo la rende anche appunto una gara molto tosta. Nel 2020 ho comunque partecipato al campionato MotoAsi. Nel 2021 c'è stata una svolta, perché ho partecipato al campionato nazionale italiano e al campionato nazionale francese nello stesso anno. Questa esperienza ha consentito a me e alla mia famiglia, che mi ha sempre supportato e senza la quale non sarei riuscita comunque a ottenere questi risultati. Questa esperienza mi ha permesso comunque di scoprire posti nuovi, nuove località anche molto belle. In quell'anno sono riuscito a ottenere il primo posto nelle categorie sport nell'italiano e anche il primo posto nella categoria under 18 in Francia. Anche nel 2020 avevo partecipato sempre al francese e anche lì ero riuscito a fare il primo posto nell'under 18. Nel 2022 avrei dovuto partecipare comunque con i piloti più grandi, cioè sopra i 18 anni, quindi tutti, però mi sono trovato comunque molto pressato dalla scuola, che essendo il quarto anno del liceo scientifico, ho dovuto mollare questa passione. Però non del tutto, perché comunque continuo tuttora ad andare a girare ogni tanto col quad insieme a mio padre, un po' come agli inizi, senza però un impegno particolare, ecco, puramente a scopo di divertimento. Loris, cosa significa, cosa si prova ad essere papà di un campione del mondo? Penso che sia una soddisfazione che non è descrivibile con le parole.
diciamo che quando si ha la fortuna di avere un figlio che condivide la stessa passione, e quindi non è soltanto poi il risultato finale, che è stato ovviamente una cosa di un'emozione unica, ma è il percorso che ti porta là, quindi tutto quello che è il mondo degli allenamenti, che essendo che anch'io comunque vado in quad, gli allenamenti vengono fatti assieme. Già soltanto lo stare insieme in pista con il tuo figlio, dove fino a una certa età il mio passo è più veloce, il figlio è proprio più piano. Quando poi comincia ad aggiungere, ed è giusto ed è bello che sia così, quando poi il figlio un passo superiore e vedi crescere dal punto di vista atletico, ma dal punto di vista mentale, perché quello che io ho vissuto con mio figlio è stata sì una crescita sportiva, perché sicuramente i risultati parlano chiaro. Quello che diceva lui, il campionato francese l'ha fatto per 3 anni di fila, l'ha vinto per 3 anni di fila nell'Under 18. Però è cresciuto anche come persona, la scelta stessa di rinunciare ad una passione per chiudere bene un anno scolastico e gli studi, di certo non è una scelta che fa un padre quando un ragazzo già a scuola va bene, cioè piuttosto cerco di portarlo di là. È un segno di maturità, quindi vuol dire che il mondo in cui è stato tenuto e quello che ha fatto lo ha fatto crescere, quindi è una cosa sicuramente fantastica. Ma ripeto, già solo fare gli allenamenti nella stessa pista con il proprio figlio è una cosa che è indescrivibile. Io ancora tendenzialmente ho la fortuna di poterlo fare ancora con i ragazzini giovani, perché faccio l'istruttore e cerco di coinvolgere e di portare in questo mondo più ragazzini possibile, quindi mi ritrovo sempre con dei ragazzini che poi qualcuno effettivamente fa dei risultati eccezionali, altri fanno ovviamente l'attività, perché ovviamente non è una cosa che tutti possono fare quello che vorrebbero, quindi sennò poi ci riscontra con tutta una serie di dinamiche e di problematiche, però io ho la fortuna di stare ancora con i ragazzini. Una disciplina che è poco conosciuta. Sì, a livello territoriale comunque. A livello territoriale è una disciplina poco conosciuta, ha avuto diciamo un suo massimo splendore, chiamiamola così, nel 2010-2016, dove effettivamente la presenza e la partecipazione a queste gare era molto alta. Organizzavamo delle gare appunto con MotoAsia eccetera, con Marco Magnetti che era la persona con cui cerchiamo di mettere insieme e portare avanti questa attività, ma siamo arrivati ad avere in pista anche oltre 200 piloti, 220, 230 nelle varie categorie, quindi c'è stata veramente un'affluenza molto importante. Poi non è di certo uno sport economicissimo, perché il mondo del motore è già è noto per quello. Un po' di crisi, un po' di situazioni che sono successe fondamentalmente in questi anni hanno fatto sì che il numero dei piloti è sceso anche nel mondo della motocross, è sceso anche in altri settori. È ovvio che se è già un ambiente piccolo se ne risente di più. Io vedo i ragazzini che seguo adesso, due ragazzi di Spoleto, di Jesolo Venezia, sono tutta l'Italia, il centro-nord, due di qua, due di là, effettivamente insieme diventa difficile. Dove li trovate? Allora, noi tendenzialmente, campionato MotoAsi, ci troviamo già in campo gara per fare la gara stessa. Quindi io sfrutto il sabato, perché chi viene da lontano tendenzialmente fa già la trasferta, sfrutto il sabato per prepararle i ragazzini appunto nella pista in cui correranno domenica. Quest'anno voglio sperimentare una cosa nuova, nel senso che abbiamo definito insieme ai piloti 3 date, che sono una a maggio, una a giugno e una a luglio, dove effettivamente facciamo dei weekend concentrati, perché vorrei cominciare a portare questi ragazzini un po' del mondo del motocross, perché quello che facciamo adesso come attività, quando i ragazzi sono molto giovani, è nel fettucciato, che vuol dire delle piste piatte, curve, rettifili, per far capire meglio. Invece ci troveremo a Ottobiano per dei primi 2 appuntamenti, dove lì effettivamente comincerò a portare nel mondo del cross. È un cross leggero, sì, per alcuni ragazzi, un cross più pesante per quelli più adulti, però cerco di fare un po' questi weekend per cercare di trovare. Il bello di questa situazione è che i ragazzi hanno amici, perché poi si crea una squadra tra i ragazzi molto lontani, che non è l'amico che incontro alla luce della scuola, ma lo incontrerò 2 volte al mese, 3 volte al mese quando va bene, in campo gara, e lì sono, è un rivale in pista, ma è un amico qui della pista, quindi questa è una cosa che a me piace molto, certo, portare avanti. E a livello di preparazione atletica, comunque ci vuole anche una preparazione non indifferente, visto anche il peso e tutto quanto.
Che durante la tua carriera, diciamo, agonistica, qual era la preparazione che facevi? Allora, sicuramente il quad richiede un alto livello di preparazione atletica, anche perché i motori sono potenti rispetto al peso del mezzo e quindi richiede molta resistenza fisica e forza. E per questo io mi sono allenato, mi sono preparato per andare col quad, oltre che andando col quad nei weekend, che chiaramente non c'è allenamento migliore che fare l'attività stessa. Però in settimana la mia preparazione si è basata su un allenamento fisico seguito da un personal trainer che mi faceva fare esercizi mirati propedeutici per migliorare le prestazioni sul quad. Oltre al nuoto, che da quando ero piccolo ho sempre praticato due volte a settimana. Riguardo al quad, ovviamente le tecniche di guida sono state sempre insegnate da mio padre, sin da quando ero bambino mi ha seguito e ha continuato a seguirmi sempre. E quindi grazie mille. È un'occasione anche per ringraziare, molte volte si danno per scontati, no? Anche i ringraziamenti verso i genitori e in questo caso hai fatto bene a ringraziarlo. E i tuoi prossimi obiettivi, oltre a diplomarti? Ma per ora sono concludere al meglio quest'anno scolastico e prepararmi al meglio per il prossimo anno, dove sarà tutto nuovo, perché probabilmente farò l'università. Ancora non sono ben deciso su quale università fare e su dove farla. E a livello scolastico sono questi gli obiettivi. A livello sportivo invece non ci sono obiettivi precisi, se non continuare ad andare a divertirmi col quad nel weekend e andare a girare con mio padre. Quindi continuerai a seguire tuo papà? Esattamente. Io cercherò di coinvolgerlo, perché per i ragazzini che emergono effettivamente, certe volte girare con un ragazzo un po' più giovane fa sempre bene, diventa un momento di confronto, quindi se in questi appuntamenti che andiamo a fare ci sarà la sua presenza, mi sarà sicuramente d'aiuto per dare proprio una sorta di brio, una sorta di, certo, di coinvolgimento ai ragazzini. Io quello che cerco di insegnare a loro non è andare forte, perché andare forte è soltanto spingerli a farsi male. Diciamo che l'obiettivo è insegnare a guidare bene. Se guidano bene, vanno forte. Quindi diciamo è un po' una... E se ci fosse all'ascolto qualche ragazzino che magari vuole avvicinarsi al mondo dei quad, può mettersi in contatto? Assolutamente sì, assolutamente sì. Basta che cerca HP4 off-road, assolutamente sì. O mette il nome Versace Loris, sì, nell'articolo o Christian Versace, mettiamo i riferimenti, assolutamente sì. Ci sarà un modo molto semplice per cominciare, si possono fare delle prove senza nessun impegno, dove ci troviamo ovviamente nei campi, anche qui nel Canavese qualora fosse possibile, ma come dicevo, col fatto che è un ambiente molto sparso, gli incontri li facciamo a Ottobiano, che è Pavia, ma come fosse Umbria, come fosse da un'altra parte, non cambia nulla, si fanno le prove e si fa conoscere questa attività. Perfetto, vi ringrazio di essere stati i nostri ospiti. In bocca al lupo per la scuola, in bocca al lupo per tutto. Grazie. Noi amici di Obiettivo News vi salutiamo, vi diamo appuntamento ad una prossima puntata. Mi raccomando, continuate a seguirci su Obiettivo News e su tutti i nostri canali social. A presto.